Al Policlinico di Modena è stata scritta un'altra pagina per la cura dei pazienti oncologici. Una donna affetta da tumore del colon con metastasi al fegato è stata sottoposta con successo a trapianto di fegato da donatore vivente. Si tratta del primo caso in Europa di trapianto con prelievo eseguito con tecnica totalmente robotica. Parliamo adesso di sanità e di un intervento davvero unico nel suo genere, unico su scala europea. Il Policlinico infatti di Modena tra le eccellenze per un trapianto di fegato da vivente su una donna affetta da tumore al colon. A donarle parte del fegato è stato il marito. Ha donato parte del suo fegato alla moglie salvandole la vita. La donna è una 45enne originaria di Reggio Emilia, affetta da tumore al colon con metastasi al fegato. L'operazione è avvenuta lo scorso 14 luglio. Marito e moglie sono stati dimessi dopo 3 giorni. E ancora una volta questa operazione porta il Policlinico di Modena tra le eccellenze europee. Dal luglio 2020 è il 23esimo trapianto di fegato da vivente effettuato dal reparto modenese guidato dal professor Fabrizio Di Benedetto. Veramente un gioco di squadra, perché sono dei pazienti, circa il 2%, 2-3% dei pazienti che rispondono alla chemioterapia e che non hanno altre chance chirurgiche. Ovviamente noi cerchiamo di resecare, quindi togliere le metastasi normalmente come si fa in tutto il mondo, ma in pazienti che hanno tante metastasi epatiche in entrambi i lobi epatici, quindi il fegato con 20, 30, 40 noduli tumorali, ma che rispondono alla chemioterapia, sostanzialmente cambiamo l'organo in modo tale che il tumore non si può più riprodurre nel fegato. E questo intervento ha una particolarità: è stato eseguito un prelievo di emifegato sinistro, quindi a basso impatto chirurgico sul donatore, con tecnologia completamente robotica. Il donatore è andato a casa dopo 3 giorni in ottime condizioni cliniche, ovviamente la moglie, perché il marito ha donato alla moglie dopo 6 giorni, e le abbiamo rivisti in ambulatorio diverse volte e oggettivamente siamo molto contenti perché il risultato è stato brillante. Alla conferenza stampa erano presenti l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, il direttore Claudio Vagnini, il direttore di anestesia e rianimazione Massimo Girardis e la coordinatrice infermieristica Silvia Zivieri. Il risultato è stato reso possibile solo grazie al lavoro di squadra. Noi godiamo del piacere di avere un gruppo di professionisti così, sia in ambito medico che in ambito di comparto. Abbiamo delle persone veramente preparatissime, ma quello a cui tenevo è il fatto che comunque la storia di questa azienda è una storia veramente molto chirurgica, e cresceremo ancora di più sull'ambito chirurgico e sulla parte robotistica stiamo diventando una realtà nazionale.